So già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre. Buonasera. Ospite d'eccezione ieri per la conviviale Interrotary organizzata dal club di Sassuolo e dai club di Carpi, Castelfranco e Vignola al ristorante da Vinicio di Modena. Il presidente della regione, Stefano Bonaccini, infatti, ha tenuto una conferenza sui temi dell'innovazione e della leadership industriale e dell'autonomia regionale. Ecco l'intervista al governatore e al presidente del club di Sassuolo. Presidente, partiamo dalla parola innovazione. Questo è un territorio che innova da sempre, Sassuolo come distretto, ma anche gli altri Rotary rappresentati in questo evento di cui lei è ospite. Possiamo ribadire quello che lei aveva detto qualche mese fa al Cersaio, cioè che questa regione sta dando degli ottimi risultati grazie proprio alla fame di innovazione delle proprie aziende. Sì, assolutamente sì. Peraltro la stessa crisi del comparto ceramica è stata superata brillantemente da quelle aziende che anche nella crisi hanno saputo investire in ricerca, in innovazione, qualità del prodotto. E d'altra parte, a proposito di innovazione, proprio ieri l'altro leggevo una ricerca su la connessione della fibra ottica, ad esempio, nelle scuole italiane. L'Emilia-Romagna ne ha già oggi il 35%, seconde Lombardia e Toscana non arrivano nemmeno alla metà del nostro livello. E nel 2020 confermo, come promisi anche al Cersaie, che l'Emilia-Romagna sarà la prima regione ad avere l'arrivo, la copertura al 100% digitale di fibra ottica e banda ultralarga di tutti i 333 comuni, di tutti i distretti produttivi, delle scuole, delle università, delle aree abitate, quindi per le famiglie e di coloro che fanno turismo, perché la competitività digitale è qualcosa di assolutamente indispensabile nei prossimi anni perché i territori competano con quelli più avanzati del mondo. E poi vi è tutto il tema della ricerca, per questo noi sosteniamo molto attraverso i bandi europei ricerca per le imprese che vogliono innovare, perché il costo del lavoro qui è più alto che in altre parti del mondo, ma la qualità di quello che si produce, se si continua a innovare, spesso è inimitabile. E proprio per questo il tema, ad esempio, dell'internazionalizzazione delle imprese va assolutamente garantito. L'abbiamo fatto anche a New York pochi giorni fa. Noi adesso faremo uscire un bando per accompagnare altre 25 imprese dell'Emilia-Romagna a insediarsi negli Stati Uniti, perché l'export, l'avete visto, lo scorso anno ha visto una performance regionale per la prima volta nella storia, addirittura per pro capite sopra la Lombardia. Ecco, la Lombardia l'ha citata lei, la seconda parte del suo intervento di questa sera verte proprio sull'autonomia della nostra regione. Parte giovedì la trattativa col governo, ci presenteremo io e il presidente Maroni per le nostre regioni. Il Veneto non è ancora pronto, la Lombardia ci aveva chiesto di attendere 2 settimane, io l'ho fatto volentieri perché non c'è colore politico che tenga, non c'è divisione territoriale, soprattutto non mi interessa chi parte prima, ma interessa chi arriva prima. Noi apriremo una trattativa, non so, la Lombardia che ha votato proprio pochi minuti fa in Consiglio regionale il mandato al Presidente Maroni, mentre io l'avevo già avuto un mese fa. Sono stato il primo Presidente nella storia di questo Paese, di una Regione, a firmare con un Presidente del Consiglio di un Governo, in questo caso Gentiloni, l'avvio formale della trattativa. Giovedì partiamo, costituiremo un'agenda, tavoli di lavoro. Io vedo difficile che questo governo e Parlamento, il Parlamento che dovrebbe approvare una legge a maggioranza assoluta dei propri rappresentati alla Camera e al Senato, approvi la legge definitiva. Ce l'auguriamo, ma non la vedo facile, perché peraltro ha pochi mesi di vita. Però se già riuscissimo ad arrivare in poche settimane, in pochi mesi, a un accordo tra governo e una regione come la nostra, e mi auguro anche per la Lombardia o le altre, un accordo su questo sarebbe un accordo storico, e il futuro Parlamento e governo vedo difficile che non possano tener conto di questo lavoro. Un'ultima cosa, siamo a casa del Rotary, quindi è giusto anche parlare di chi ha organizzato questo evento, questo incontro. Il Rotary, che è non solo in Emilia-Romagna, non solo a Sassuolo, non solo in questo distretto, un esempio comunque di quell'associazionismo che cerca anche di aiutare un po' le istituzioni per andare ad intervenire dove c'è bisogno, dove c'è bisogno di una mano concreta. Assolutamente, io sono grato per questo invito, mi fa piacere poter venire a esprimere, a discutere, a rispondere a eventuali domande su quello che è il momento di una regione che, lo dico con orgoglio, da 3 anni siamo quelli che cresciamo di più,
primi per tasso di attività, primi per export lo scorso anno per la prima volta, disoccupazione che io trovai al 9% e che dopo meno di 3 anni è scesa e scende attorno al 6%. Abbiamo sempre detto lavoro, impresa, perché è dignità delle persone e delle loro famiglie, e questa sera è un'occasione molto importante con chi, da un punto di vista anche civico, no? ruba parte del proprio tempo libero agli affetti, al lavoro, ai propri hobby, per dedicarsi a un'attività meritoria sul territorio, che è fatta anche a volte di donazioni, di solidarietà, più in generale di occuparsi dei temi di un territorio che oggi, con la crisi anche un po' della politica, dei partiti e delle istituzioni, dà una mano a tenere vivo un confronto che in una democrazia è quanto mai indispensabile. Presidente, un evento Interrotary che coinvolge diversi club, un ospite d'eccezione, perché il Presidente della Regione è sicuramente un nome importante per parlare di un tema altrettanto importante per il nostro distretto, ma in generale per tutta la nostra provincia. Assolutamente sì, è un piacere organizzare eventi come questo. La presenza del Presidente Bonaccini ci dà la possibilità di affrontare questo argomento delle autonomie regionali e della leadership industriale, grazie anche a un nostro socio che lo intervisterà. Ne parlavamo pochi istanti fa con il governatore, il distretto ceramico, per rimanere, diciamo così, in casa Sassuolo, sta dando dei risultati veramente ottimi negli ultimi mesi, negli ultimi anni, dopo la crisi. Questo è uno stimolo anche ad andare verso quell'autonomia di cui si parlava, ma dicevamo anche di come ci sia sempre bisogno della solidarietà e dell'aiuto verso chi rimane un po' indietro, e voi come Rotary siete un esempio. Certo, noi cerchiamo di fare quello che possiamo. Quest'anno è iniziato bene, abbiamo fatto già un primo service con l'installazione di un'altalena per disabili al comune di Formigine, adesso lavoreremo col comune di Maranello a primavera e col comune di Fiorano verso maggio, quindi insomma cerchiamo di fare quello che possiamo e penso che sia molto importante per la comunità. Un aiuto importante alla comunità, un aiuto anche alle istituzioni in un certo qual modo, perché intervenire donando un'altalena, donando un defibrillatore, donando comunque ciò che altrimenti dovrebbe pesare sulle casse non proprio floridissime dei comuni, comunque è un incentivo. Assolutamente sì, è il nostro scopo, è l'unico motivo per cui noi esistiamo, questo, e quindi andiamo avanti e spero di incontrarvi a fine anno e fare un resoconto finale. Presentato questa mattina dal Comune e dall'Associazione Star Bene, il programma degli eventi per la Giornata Mondiale del Diabete. Sabato dalle 8 alle 17 test della glicemia gratuiti in Piazza Garibaldi e alle 9.30 tradizionale camminata della salute. A chiudere il ciclo di eventi, sabato prossimo in Sala Biasin alle 18, la conferenza For a Piece of Cake da Cesena a Singapore in bicicletta con il diabete di tipo 1. Continuano i disagi e i disservizi per gli utenti dei cimiteri cittadini. L'ultima situazione critica è relativa al cimitero monumentale di San Prospero, i cui bagni sono da giorni e giorni fuori uso. Ed ora passiamo allo sport. Continua a raccogliere medaglie e successi il giovane ciclista sassolese Tommaso Bettuzzi, che a Ospitaletto Mantovano ha vinto una gara di ciclocross, conquistando anche la maglia verde di campione regionale lombardo nella categoria Juniores. Grazie per essere stati con noi, anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto, arrivederci a domani. So già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre.